Come personalizzare il proprio mouse su Windows 11? Molto semplice. Andate un attimo su ricerca, scrivete impostazioni del mouse, cliccate su impostazioni del mouse e come potete vedere qui possiamo personalizzare il nostro mouse. Quindi velocità del puntatore di mouse, quindi il mouse metto su 1, vado troppo lento, vado su 9 ed è ancora più veloce. Visto che io ho il G502, il mouse, e ho scaricato anche il driver Logitech G-Hub, quindi eccolo qua, Logitech G-Hub, io lo controllo più da qui. Per quelli invece che hanno un mouse così semplice, sui 15-20 euro, che non hanno un driver, potete accontentarvi del puntatore del mouse su Windows 11. Quindi, se andiamo anche sul puntatore del mouse, qui possiamo personalizzarlo, cambiargli anche il colore e dimensionarlo. Quindi da piccolo metto grande ed è bello grande, ok? Bello grande. Posso anche scegliere il mio colore, verde, giallo, arancione, fucsia. Scegli un altro colore, metto rosso e faccio rosso. Voilà. Indicatore tocco, attivato. Rendi il cerchio più scuro e più grande. Ed eccolo qua, come personalizzare il proprio mirino. Guardate un po'. Quindi se questo video ti è stato utilissimo ragazzi, vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Quindi ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!